mio marito Matteo. Ciao. In famiglia siamo molto attenti ai problemi dell'ambiente. Cerchiamo di spostarci a piedi o in bicicletta. Siamo attenti a ridurre i consumi energetici e facciamo la raccolta differenziata. Anche a tavola vogliamo comportarci in maniera sostenibile. Ma come fare? Ciao Eva, che bella famiglia, complimenti. Attenti all'ambiente, è importantissimo, perché anche fare una spesa intelligente significa farla in maniera sostenibile. Ricordiamo sempre un dato, un quarto delle emissioni mondiali di gas serra deriva dalla produzione di cibo, quindi facciamo attenzione. E vediamo quelle che sono le vostre abitudini. Fare la spesa diventa un momento critico, perché è importante decidere cosa mettere in tavola. Abbiamo ridotto i consumi di carne, quella rossa in particolar modo, e frutta e verdura la compro in un mercato nella zona, ma con altri prodotti, ad esempio il formaggio, come devo comportarmi? So che anche l'acqua e il suo consumo è importante. Franca, aiutami tu. Decidere di fare la spesa in maniera sostenibile purtroppo non è solo questione di comprare a chilometro zero o di scegliere un imballaggio che non sia eccessivo. La sostenibilità è fatta di tanti parametri, di impatto ambientale lungo tutta la filiera di produzione nelle diverse fasi, ma anche di impatto sociale, di impatto economico. Tanti sono i parametri che entrano e che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Ma ciascuno di noi può fare la propria parte, con alcune regole. La prima, ad esempio, la citavate anche voi. Riduciamo i consumi di carne rossa. Un chilo di carne bovina comporta 60 kg di emissioni di gas serra. Se prendiamo invece ad esempio i fagiolini, un chilo di fagiolini comporta un chilo di emissione di gas serra. La differenza è enorme, quindi meno carne rossa, più fagiolini. Poi evitiamo quelli che sono gli alimenti trasportati via aereo. Hanno davvero un impatto ambientale importante. Non è facile saperlo perché sull'etichetta normalmente non c'è scritto, però ad esempio la frutta esotica normalmente viaggia via aereo. E infine la water print, il consumo d'acqua. Dietro la produzione dell'alimento c'è sempre un determinato consumo d'acqua, che sappiamo essere una risorsa preziosa. Quindi dobbiamo prediligere quelli che sono gli alimenti che consumano meno acqua nella produzione. Qualche indicazione, gli alimenti di origine animale consumano più acqua degli alimenti di origine vegetale e poi gli alimenti trasformati consumano più acqua di quelli che sono freschi e più sono trasformati più ne consumano, quindi il latte possiamo semplificare una scelta più green del formaggio. Per approfondire andate nella sezione La spesa che sfida del sito altoconsumo.it. Bene Eva, un saluto e buona spesa sostenibile.